Ciao ragazzi, eccoci qua anche oggi con un nuovo video e come vedete non sono a casa mia, sono in giro, sono in missione perché oggi ho deciso di fare questo primo, penso prima puntata, non lo so, chiamiamola puntata, di Alla ricerca delle sorelle di Tiffany. Infatti sono qui con Tiffany che ha perso un braccio nella borsa, ma dopo lo recuperiamo. Luigina non è venuta perché non volevo litigi in macchina, sapete come sono loro due. Ma ho deciso di portarvi con me nei negozi per fare una specie di toy hunting e appunto vedere di trovare un'altra bellissima bambola da mettere in famiglia insieme a Tiffany e Luigina. Non so come verrà questo video perché adesso ovviamente sto riprendendo con il telefono. La qualità non so quanto possa essere buona, mi sono dimenticato anche gli auricolari da usare come microfono. Quindi veramente credo verrà un disastro o non lo so. In più ho portato via la mia piccola action camera, quella super tarocca, per fare delle riprese o per cercare di farle, perché in molti negozi non si può riprendere. Quindi insomma vedrò cosa riesco a fare e pian piano comunque vi aggiorno. Intanto io parto, vado nel primo negozio e vediamo se riusciamo già a trovare qualcosa, se saremo fortunati o se invece dovrò girare un pochino di più. Mi metto il full HD perché sennò sono una talpa e partiamo. Eccoci qua, sono arrivato alle Corti Venete, il centro commerciale dove c'è l'Iper, quel supermercato che vi dico sempre, dove trovo sempre tante offerte, dove ho trovato la Monster High 10 euro, dove ho trovato le Monster High giganti a 20 euro l'una. Come avete visto, sicuramente c'è Tiffany qua davanti che non vede l'ora di entrare a scoprire se trova qualcun altro. Io intanto salgo, vado a vedere se trovo qualcosa di carino, anche se non vi assicuro niente, perché comunque, come vi dicevo prima, nei supermercati è molto difficile che lasciano riprendere e non vorrei sinceramente dovermi mettere a litigare o comunque sentirmi dir su perché sto riprendendo delle bambole. Comunque vedo cosa riesco a fare e poi ci ritroviamo qui. Qua ci sono tutte le nuove Glimmies, oddio, più che nuove, le Glimmies Friends, quelle arcobaleno, le Rainbow se non sbaglio, e devo dire che 13,90 euro di due non mi sembra neanche un prezzo troppo eccessivo, anche se sotto c'è 11,90 euro la versione con la casetta che penso sia anche più economica. Qui ci sono invece tutte le bambole, ma purtroppo non trovo assolutamente nulla che possa andare bene a me e soprattutto che abbia un prezzo accettabile. Ci sono qui sopra, se vedete, le Pixies dell'Happy Winter a 10 euro, però non lo so, 10 euro per questa roba mi sembrano un pochino tanti. L'emozione comunque di rivedere le Dragon Games in un negozio veramente è una cosa stupenda. Qui sotto c'è ancora tutta la roba della Bella e la Bestia, che come immaginavo non è andata bene come previsto. È andata decisamente meglio quella del Disney Store, però di bambole niente, anche per Tiffany direi che non c'è veramente nulla di bello. Qui c'è qualche rimasuglio di Winx, ma sapete che a me proprio non interessano. Qua ci sono gli Hatchimals, gli ovetti, quelli piccolini, ma tutto secondo me ad un prezzo anche un po' troppo eccessivo. Spostandoci in qua invece c'è qualche altra Winx. Sì, la roba è messa un pochino tanto a caso, non riesco a capire il senso. Qui sotto abbiamo i Little Live Pets. Di solito le promozioni sono in alto, ma questa volta non c'è assolutamente niente. Andando avanti, non c'è comunque niente di interessante. Qui sopra qualche Regal Academy a 30 euro, ma anche no. Sapete come la penso sulle Regal Academy, che secondo me non valgono niente. Qui in basso c'è la casa della Regal Academy, ma anche questa non mi interessa, di Cicciobello, e boh, non c'è assolutamente nessuna bambola per Tiffany. Sarebbe forse carina questa sirena, ma costa 10 euro e sinceramente un'amica sirena per Tiffany sarebbe una figata, ma a 10 euro anche no. Qui hanno le LOL Petite, come cavolo si chiamano, comunque quelle piccoline, a 12 euro, ma non lo so, sono sempre combattuto se acquistarle o no. Ah, sono anche già arrivate le nuove Glimmies Aquaria e devo dire che sono carine, le trovo veramente molto carine, però forse 7,90 euro è un po' tanto, piuttosto proverei a prendere la casetta che
l'acquario più che casetta, che a 12,90 euro mi sembra già un prezzo migliore. Boh, ci farò un pensierino, intanto penso che non acquisterò assolutamente nulla purtroppo. Vediamo se qui c'è qualche altra offerta. Queste bambole della Jack Pacific, se non sbaglio sono della Jack... No, queste sono già più preziosi. Queste qui sono veramente terribili. La macchina di Barbie, una Winx gigante. E mi sa che non c'è nient'altro di carino. Forse qui c'è qualche occasione, ma anche qui non... no. Topolitos a 9,90 euro con la casa, in sconto da 35 a 9,90 mi sembra veramente buono, ma non mi interessano. E poi qui sotto ci sono gli Hatchimals Surprise, che dovrebbero essere quelli doppi, sì, sono quelli con due, a 75 euro, anche no. Diciamo che questo giretto è stato un pochino fallimentare. Adesso faccio qualcosina di spesa e poi vado via. Adesso vedo se andare da qualche altra parte oppure andare dritto a casa. Comunque adesso vediamo. Eccomi di nuovo in macchina. Purtroppo, come avete visto, questo giro, questa ricerca è stata veramente fallimentare. Non ho trovato assolutamente niente, né per me né per Tiffany, ma ho trovato queste carote, che se vedete sono viola e gialle. Infatti mi sto mangiando quelle perché ho una fame allucinante. Sapevo che esistevano le carote viola, ma non quelle gialle, infatti mi fanno un po' paura, penso siano qualcosa di chimico, non lo so. Io le mangio, se domani sarò ancora vivo vedrete questo video, se no non le vedrete. Comunque ora prendo, riposiziono Tiffany dove vuole stare sul cruscotto della macchina. Io parto, provo ad andare in un altro centro commerciale, al supermercato Auchan, che sicuramente tantissimi di voi conoscono già, e vediamo se lì sarò più fortunato o se invece andrà male anche lì. Io intanto, ragazzi, parto e ci rivediamo appena sono arrivato. Eccoci arrivati anche qua al centro commerciale Le Porte dell'Adige, dove c'è appunto il supermercato Auchan. Se avete visto, non so se l'avete visto, ma Tiffany è sparita dal cruscotto della macchina perché, essendo una bambola di altissima qualità, veramente una qualità eccelsa, si stavano sciogliendo le gambe con il calore delle bocchette dell'aria. Ho visto che ha iniziato, cioè da così ha cominciato a scendere e mi sono accorto che le sue gambe stavano cedendo. Quindi ho detto forse è il caso di toglierla da lì, e quindi mi dispiace, ma Tiffany adesso rimarrà un pochino da sola qui in macchina. Io adesso vado dentro, vedo di riuscire a fare delle riprese come ho fatto prima, anche se come sempre non vi assicuro nulla, perché se c'è troppa gente comunque è rischioso, e vediamo appunto cosa riesco a fare. Anche qua niente di speciale, parlo piano perché c'è una commessa dietro di me, non vorrei che mi scoprisse. Comunque qui in basso ci sono le Starlight Adventure, che costano 9,99, ma non mi piacciono. Alcune fashionistas, alcune bambole di Barbie in carriera, adesso non so, non mi ricordo come si chiamano. Elena di Avalor, altre Barbie, la Barbie gigante a 29,99, non lo so, anche qui Winx. Winx ha quasi 30 euro, ma no, sotto le Regal Academy, che non so come facciano a vendere ancora. E vabbè, è tutto il reparto Frozen, che anche questo veramente mi chiedo sempre come faccia a reggere ancora il merchandising di Frozen. È allucinante quanto riescono ancora a vendere e produrre cose di Frozen. Poi per il resto purtroppo non c'è niente neanche qua, un po' un fail. Anzi, qui sopra ci sono le Glimmies a 5,99 euro, e qui sotto le Glimmies, quelle Rainbow, io le chiamo Rainbow, a 8,99 euro. Sono un pochino fuori di testa, poi per il resto purtroppo basta, un po' un epic fail anche qui. Spero di tornare nelle prossime settimane e trovare qualche offerta. Rieccomi qua in macchina, alla fine mi dispiace, ma non sono riuscito a trovare nessun tipo di offerta decente o carina. E oggi proprio è stata una giornata, un fail allucinante.
Però devo dirvi che anche se non l'avete visto nel video, perché l'ho scoperto dopo, appunto dopo aver filmato quel pezzettino che in teoria avete appena visto, non so perché ho deciso di ripassare nella corsia dei giocattoli e ho trovato un'amica per Tiffany, o almeno spero sia all'altezza di Tiffany. Comunque ragazzi, ovviamente non ve la faccio vedere adesso perché sarà una sorpresa, però ci sarà sicuramente una horror review nuova, speriamo appunto che sia all'altezza delle altre. Io ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia tenuto compagnia anche se mi vedete così con questa inquadratura veramente orrenda. Fatemi sapere se questo genere di video vi piace, così magari farò tipo altri episodi alla ricerca delle amiche di Tiffany. Io ragazzi, come sempre, vi ricordo di lasciarmi un like qui sotto al video, di iscrivervi al canale, di seguirmi anche su Facebook e su Instagram. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.